difficile con una squadra ben organizzata, però penso che la prestazione della squadra sia lì da vedere. Grandissima voglia di riscatto dopo la partita contro la Lazio, e questa qua è la cosa che mi fa più piacere. Poi nel calcio si può perdere, si può vincere, come dico sempre io, si può pareggiare come abbiamo fatto oggi, ma pareggiare come abbiamo fatto oggi, per me, visto l'atteggiamento, è come una vittoria. Sì, la squadra ha continuato a fare, nonostante l'inferiorità numerica, il gioco come abbiamo sempre fatto dall'inizio, e ha costruito tante palle gol. Purtroppo abbiamo finalizzato poco per quello che abbiamo costruito, però ripeto, l'atteggiamento che mi interessava dopo la sconfitta con la Lazio è questo. È vero che la situazione rimane immutata, adesso abbiamo una partita importante contro la Roma, dove andremo a affrontarla con ancora più defezione, perché si è aggiunta l'espulsione di Tamar, e quindi già eravamo contate. Però, come hai detto te, noi non molliamo un centimetro, continuiamo in questa rincorsa, che è bello cercare di dar fastidio a squadre più quotate di noi. Noi pensiamo partita dopo partita, e dopo alla fine tireremo le somme. Di sicuro le altre hanno un vantaggio perché hanno 3 punti in più di noi, vedi la Roma, la Juve 6 punti più di noi, quindi hanno un vantaggio, dipende solo da noi, e oltre ad avere magari il vantaggio che ha dei punti, hanno il vantaggio magari di avere magari una rosa un po' più ampia della nostra. Piangiamoci addosso, andiamo avanti, cerchiamo di lavorare settimana in settimana, e poi alla fine, ripeto, se le altre saranno più brave di noi, gli diremo brave, ma le mie glielo dico tutti i giorni, perché se siamo lì vuol dire che qualcosa di importante abbiamo fatto. Li aspettiamo numerosi perché è una partita per noi importante, e le ragazze, quando c'è tanta gente allo stadio, percepiscono che c'è tanto calore e soprattutto tanto aiuto da parte del pubblico, quindi li aspettiamo numerosi. Il primo gol con questi colori, quindi ha un sapore speciale, personale, però mi rimane l'amaro in bocca per il risultato della partita. Non era una partita facile, perché sicuramente 2 squadre stimolate per obiettivi diversi, ma con tanta motivazione, quindi poi il vento non ha tanto aiutato, e peccato perché volevamo tornare a casa con i 3 punti. Ma questa squadra lo sta dimostrando di avere carattere sempre. Non è volta che ci troviamo a giocare in 10, contro il Milan abbiamo fatto una grande gara praticamente per più di 80 minuti, e oggi siamo riusciti ad agganciarla in superiorità. Certo è che sono partite che si complicano, già siamo a fine stagione, abbiamo tante defezioni numeriche, quindi dovremo stringere i denti per finire nel migliore dei modi, e come questa squadra merita. Sicuramente arriviamo motivate, forse un po' arrabbiate, perché queste 2 ultime partite non abbiamo raccolto quello che comunque abbiamo seminato bene in settimana, e è una partita, è la partita forse. I risultati hanno voluto tenerci lì a 3 punti, quindi lavoreremo veramente sodo per portarli a casa. Che consiglio? Di godersela, perché è veramente 2 anni, io da 2 anni, ma loro da più tempo che lavorano col mister, che queste ragazze lavorano tanto, e è giusto che si giochino partite così importanti, e veramente io non posso che dire a ognuno di loro di godersela, di divertirsi.